Anticipazioni Beautiful, trama puntate, dal 10 al 16 giugno 2019. E battaglia legale tra Katie e Bill. Lunedì 10 giugno 2019. Xander, Emma e Zoe sono felicissimi di offrire il loro contributo alla linea Intimate e si preparano alla grande. I tre si congratulano con Steffi, ha fatto un ottimo lavoro nonostante gli impegni di mamma. Quinn è alle prese con dei bellissimi gioielli da fare indossare alla modella, mentre la Forrester chiede a Xander di sostituire il fotografo ufficiale. Zoe si candida come prima modella e la reazione negativa di Emma non tarda ad arrivare. Ridge intanto si complimenta con la Fuller per l'ottimo lavoro svolto. Steffi fa altrettanto. Ecco che viene messa la musica e parte la sfilata. Emma vede Zoe e Xander lanciarsi degli sguardi e si ingelosisce. La Buckingham inoltre si offre nuovamente di chiudere la sfilata indossando l'abito di punta, proprio come fatto per Hope, e la Barber va su tutte le furie. Quinn la richiama, deve provare ad essere più conciliante. Quando la sfilata finisce, il giovane avanti si complimenta con la sua ex, che non perde tempo e lo bacia. Steffi e Ridge sono nell'ufficio SEO. Lui si dice orgoglioso della figlia. Poi il discorso si sposta su Katie e sulla custodia esclusiva di Will. Per la Forrester la reazione di Bill potrebbe essere disastrosa. Il magnate intanto è in compagnia dell'ex e le chiede se davvero intende portargli via il bambino. La donna precisa che Torna sarebbe un ottimo educatore per il piccolo e gli ricorda che mentre lui perdeva tempo a correre dietro a Steffi, il Forrester gli ha fatto da padre. Bill non è d'accordo. La implora di propendere per la custodia congiunta. Martedì 11 giugno 2019. Tom non ne può veramente più della presenza di Bill in casa di Katie e lo invita ad andarsene. Bill non ci sta e i toni si scaldano parecchio. Katie li invita a restare calmi. Will dorme ma potrebbe svegliarsi di colpo, ascoltare tutto e spaventarsi. Poi rivolgendosi all'ex marito gli dice che potrà vedere il bambino quando vuole, ma le cose devono cambiare. Lo dovrà vedere quando lo dice lei e basta. Bill la minaccia, se lo porterà in tribunale racconterà al giudice dei suoi problemi legati alla depressione e all'alcol. Il bambino quando le cadde nel tunnel dell'alcolismo si è salvato proprio grazie a lui. La donna abbassa il capo e non nasconde di aver vissuto dei momenti terribili. Adesso è acqua passata, bisogna pensare al futuro. Bill sbotta e le dice di aver fatto di tutto per essere presente all'appuntamento di quella sera. Ha cercato di cancellare il meeting, ma non c'è riuscito, in quanto richiedeva la sua necessaria presenza, trattandosi di una riunione tra SEO. Ha concluso un affare poco conveniente per la sua grande azienda e adesso... Torna a casa e trova lei e il Forrester intenti a portargli via il bambino. Poi l'uomo furibondo fa per salire al piano di sopra ma viene di nuovo fermato. Katie gli risponde che non sta criticando il fatto che non sia stato presente una sera, ma tutte le altre volte che non si è interessato alla necessità del figlio. Ora sarà lei a salire dal bambino. La Logan se ne va e Bill si scaglia verbalmente contro Torna. Lo accusa di aver manipolato l'ex moglie. Dice che Katie è una persona molto intelligente, se non fosse stata plagiata da lui non sarebbe mai arrivata a fargli tali discorsi. Torn vuole essere solo d'aiuto a Will e sta agendo di conseguenza. Bill non tollera il suo discorso e gli ricorda che il vero padre del bambino ce l'ha di fronte a lui. Mercoledì 12 giugno 2019. Bill ribadisce a Torn che la tutela di Will è una questione tra lui e Katie e che non lo riguarda. Il Forrester ribatte che non basta la biologia. Katie sopraggiunge chiedendo ad entrambi di smetterla di urlare, alle sue spalle c'è il piccolo Will. Quest'ultimo chiede al papà cosa ha fatto di male e perché sta urlando. Bill si calma, cercando di fargli capire o che lui non è responsabile di nulla.
Purtroppo alcuni contrattempi di lavoro lo hanno tenuto lontano più del dovuto. Ora vorrebbe passare un po' di tempo con lui. Will non vuole. Katie prova a calmarlo e gli dice che ritornerà a casa a dormire con lei. Il bambino piannucola e dice di voler ritornare in camera sua. Bill accusa l'ex moglie di non aver insistito abbastanza. Per lei viene prima il benessere del figlio e se ha deciso di non andare con lui, non può fare altro. Tom sostiene Katie e questo fa nuovamente infuriare Bill, che lo zittisce. La donna fa capire che non vuole nient'altro che la felicità del piccolo, il quale è ferito e combattuto tra lo stare con un padre che purtroppo non riconosce più e un altro invece il compagno della madre, che gli sta facendo da genitore. Bill chiede alla Logan di tenere Tom lontano dalla vicenda. Katie non sa più che fare. Liam passa da Steffi con l'intenzione di vedere Kelly. La sua ex gli dice che può farlo liberamente ogni volta che lo desidera. Hop scopre che il marito si è recato dalla Forester e raggiunge Malibu. Qui gli parla dell'ecografia. La Logan viene invitata a restare e non nasconde un certo imbarazzo. Rimasto solo con Steffi, lo Spencer si complimenta con lei per il suo essere nello stesso tempo mamma e donna in carriera. Lei ne è molto compiaciuta, ma quando rimane da sola, ecco che la nostalgia prende il sopravvento. Tom incontra Carter in azienda e gli chiede un grosso favore. Bill sta diventando un pericolo e va fermato. Deve preparare le carte per la custodia di Will. L'avvocato lo guarda perplesso. Giovedì 13 giugno 2019. Katie e il suo ex continuano ad essere in disaccordo. Bill reagisce malissimo. Afferma che è stato solo merito suo se il bambino ha avuto l'effetto che meritava durante il brutto periodo legato all'alcolismo. Tony intanto insiste con Carter, deve preparare i documenti richiesti. Si scopre che la ginecologa che seguirà Hope è la stessa di Steffi. Quando Liam raggiunge la moglie allo studio per la prima ecografia, la Phillips resta di stucco. Superato il momento di imbarazzo, ha inizio l'esame che ha esito più che positivo. Rimasti soli, Hope e Liam piangono dalla gioia. Bill rientra nel suo ufficio infuriato e invita Justin a sostenerlo nella battaglia che il Forester e la Logan hanno intentato nei suoi confronti. Il barba gli ricorda che non ha santi in paradiso e che questa volta potrebbe perdere. Bill non vuole sentire ragioni. Se non possono andare per vie legali, deve aiutarla a trovare qualsiasi altra cosa per persuadere Katie. Tom non può averla vinta. La sorella di Brooke nel frattempo viene raggiunta a casa dal suo fidanzato e da Carter, pronti ad approfondire il discorso legato all'affidamento. Lei ha qualche dubbio di troppo ed emerge che è stata minacciata da Bill, il quale, se verrà portato di fronte a un giudice, parlerà a tutti del suo bruttissimo periodo. La donna con la voce tremante afferma che in passato il suo ex non è stato un papà assente, anzi. Carter le chiede di raccontargli la verità e di prendere una decisione. Vuole sapere se davvero il magnate negli ultimi tempi è stato poco presente, ha saltato molti appuntamenti e si è dimenticato di cose importanti. Katie conferma. Secondo l'avvocato ci sono tutte le motivazioni per poter procedere all'affidamento esclusivo, ma solo se lei lo vuole veramente. Katie chiede di poterci pensare ancora un po' su, mentre torna la sprona a non dargliela vinta. Deve essere forte e combattiva. E deve farlo non per se stesso o per gli altri, non per vendetta, ma unicamente per Will. Venerdì 14 giugno 2019. Tom è alla Forester intento a visionare alcuni bozzetti con Hope e Liam. Lei ha in mente dei tessuti molto costosi per confezionare i suoi abiti, ma si rende conto che mettere in pratica questa scelta potrebbe essere difficile. Tom promette che si confronterà con Katie e Ridge. La Logan intanto è felice di poter lavorare accanto al suo maritino e lo bacia. Steffi sopraggiunge in quel preciso istante per chiedere della prima ecografia. Una telefonata dalla tata di Kelly la interrompe. La piccola ha la febbre altissima. Steffi si congeda da entrambi e lo Spencer, preoccupato per la sua bambina, decide di accompagnarla.
Tona chiama la sua amata per ottenere news sul riscontro economico della campagna marketing della Hope for the Future, ma si accorge che dall'altra parte del cavo la persona è completamente assente. Intanto Ridge, Quinn e Brooke si confrontano sulla storia dell'affidamento. Per la Logan il magnate è un buon padre. Ha attraversato un momento difficile, ma non merita di essere escluso dalla vita del figlio. La Fuller invece ricorda tutti i guai combinati dall'uomo e Ton, sopraggiunto in quel momento, sottolinea che Will ormai appare triste in sua compagnia. Più tardi Hope mostra alla madre la sua prima ecografia. Poi Brooke le chiede di Liam e lei risponde che è a Malibu, in quanto Kelly ha la febbre molto alta. Intanto il giovane Spencer si complimenta con l'ex consorte, è una mamma davvero in gamba. Lei fa altrettanto, è un papà attento e presente. Will, in compagnia di Katie, fa capire di temere il padre, convinto di non piacergli. La donna cerca di rassicurarlo, è un uomo del quale può fidarsi. Bill bussa alla porta proprio in quel preciso istante, pronto a trascorrere un po' di tempo con il figlio, che però si rannicchia terrorizzato in un angolo. Bill cerca di essere affettuoso, ma Will, alla fine, decide di andare al piano di sopra. L'arrivo di Carter complica ulteriormente la situazione. L'editore non riesce a credere che l'ex voglia davvero andare fino in fondo. Lei però dice di voler andare avanti nella sua battaglia. Sabato 15 giugno 2019. Bill è deluso da Katie, non avrebbe mai pensato che arrivasse ad una cosa del genere, chiedere l'affidamento esclusivo. Perché? Perché gli sta procurando questo enorme dolore? Lei precisa che non vuole tagliarlo fuori dalla vita del bambino, ma semplicemente proteggerlo. Carter conferma, ma le parole dell'avvocato non fanno altro che aumentare la rabbia dell'editore. Katie ringrazia Carter e spiega che Will è terrorizzato da Bill, pensa di non piacergli. E non è normale. Il magnate intanto sa bene di avere di fronte la madre migliore che potesse capitare al suo piccolo. Non crede di contro che come padre Ton possa essere migliore di lui e la invita ad aprire gli occhi. La sta fortemente manipolando. Poi la minaccia: non ne uscirà indenne da questa battaglia legale. Nel frattempo alla Forest Creation, Ridge è orgoglioso del fratellastro che ha trovato la serenità accanto a una donna meravigliosa, Katie. Rimasti soli i due, parlano di Will e Bill. Carter, sopraggiunto all'improvviso, conferma di aver consegnato i documenti a Katie e Bill. Adesso bisogna capire se verranno firmati. Ton è speranzoso, la sua amata non si arrenderà. Hope cerca di tranquillizzare Brooke sul rapporto che lega Liam e Steffi. Sono genitori e non devono trascurare la loro bambina. Si fida moltissimo di entrambi e saprà avere pazienza quando al marito toccherà correre a Malibu. Steffi e Liam intanto guardano e coccolano la loro piccina, tenendo sotto controllo la temperatura come consigliato dal pediatra. Lei afferma di essere felice e di aver messo al mondo Kelly e anche se si è tirata indietro, ammette che amerà per sempre il padre della piccola. Hope, intanto sola nello chalet, osserva con emozione l'ecografia. D'un tratto, una forte fitta all'addome le fa perdere l'equilibrio. Domenica, 16 giugno 2019. Katie e Ton sono insieme e parlano della battaglia cominciata contro Bill. Lei chiede al suo amato il massimo sostegno perché da sola non crede potrebbe mai farcela e afferma di volerlo per sempre al suo fianco, in quanto lo ama e vuole iniziare una relazione seria e duratura, non un semplice flirt. Con Wyatt sapeva fin dall'inizio che sarebbe stata una cosa effimera, ma con lui tutto è diverso. Thor conferma di sentirsi molto legato a lei e al piccolo Will, di aver capito che non potrebbe vivere senza saperla serena e in aggiunta a ciò crede che dando scacco matto a Bill, un uomo che l'ha fatta terribilmente soffrire in passato, potrebbe finalmente sentirsi libera e felice. Katie, rasserenata dalle sue bellissime parole, prende Ton per la mano e lo porta in camera da letto, dove si abbandonano alla passione. Più tardi, ancora abbracciati, lei non nasconde di aver sempre avuto un debole per lui, ma si è sempre sentita inferiore a Donna e Brooke,
e credeva che riguardarlo e sognarlo fossero le uniche cose a lei consentite. Ma adesso finalmente forte, libera e indipendente qual è, non si lascerà più scappar via i suoi sogni nel cassetto. Liam continua a stare accanto alla sua bambina quando una telefonata di Hope lo lascia di stucco. Spiega di avere delle forti fitte all'addome, pertanto si sta recando in ospedale. Lui, preoccupato, le promette che la raggiungerà subito. Chiusa la telefonata, svela a Steffi che sua moglie sta avendo dei problemi con il piccolo. Wyatt e Sally, verso sera, passano a casa dalla Forrester per invitarla al bikini party, ma lei è costretta a rifiutare. Kelly sta poco bene e deve controllarla. Mentre la Spettra va nella stanza della bambina per vedere come sta, Wyatt ammette di essere passato di lì per lei. Steffi gli racconta che Liam era lì fino a qualche ora fa per accudire la bambina. Poi è dovuto scappare via perché Hope si è sentita poco bene. Ammette di essere molto preoccupata, non vuole che la sorellastra abbia un altro aborto. Arrivati in ginecologia, Liam e Hope non nascondono di essere estremamente preoccupati. La dottoressa pone alcune domande alla futura mamma e la rassicura sui crampi e sulle perdite, normali anche in una gravidanza che procede tranquilla. Le effettuerà in ogni caso un'ecografia. Preoccupatissima, Hope ripensa al passato, a quando perse il bambino cadendo rovinosamente dalle scale della villa di Brooke, e si mette in attesa di qualche risposta rassicurante. Anticipazioni Beautiful, puntate di luglio 2019. Furiosa lite tra Steffi e Hope. La decisione di Ridge ha letteralmente galvanizzato Steffi. La ragazza è al settimo cielo e decide di riunire tutte le sue modelle per dar loro la bella notizia. Ora che l'Intimate può contare su un budget maggiore, tutti dovranno fare qualcosa in più affinché la linea raggiunga gli obiettivi che si prefisserà. Lei stessa deciderà di sfilare insieme alle modelle proprio per dare un segnale di maggiore incisività verso il loro pubblico. Tutto questo è naturalmente appoggiato da Ridge. Emma e Xander ascoltano entusiasti ciò che Steffi sta dicendo e sono pronti a dare il loro contributo. Finita la riunione, decidono di accordarsi per andare a bere qualcosa al bikini, subito dopo aver terminato il lavoro. I due non si accorgono però che c'è Zoe lì vicino e che li sta ascoltando. Per quanto riguarda Hope, invece, è chiaro che la decisione di Ridge non l'ha entusiasmata. Tuttavia ha mantenuto un buon livello di motivazione che le sta permettendo di programmare comunque il suo lavoro per dimostrare che può farcela anche con meno soldi. È chiaro che qualcosa va rivista e infatti contatta i fornitori che non può permettersi per annunciargli lo scioglimento del contratto. Dello stesso avviso però non è Brooke. La Logan è su tutte le furie. Vedere Steffi che può programmare qualsiasi cosa mentre la figlia deve fare i conti su tutto proprio non le sta bene. Le due donne sono di nuovo insieme per discutere della cosa e Brooke le promette che parlerà ancora a Ridge per vedere di riaccendere uno spiraglio di ravvedimento. Ma Hope le chiede di non farlo. Vorrebbe gestire autonomamente la cosa anche perché non vuole entrare troppo in contrasto con Steffi. In fondo neanche Brooke vuole che le due ragazze arrivino a scontrarsi troppo violentemente. Intanto la Intimate continua a lavorare per presentare la nuova entusiasmante linea. L'obiettivo è quello di far passare il messaggio che tutte le donne possono pensare di indossare i capi di intimo progettati dalla Forrester. La stessa Steffi, sfilando lei stessa, vuole dimostrare che anche le donne che hanno avuto figli hanno l'opportunità di essere sexy. Anche Sally ci terrebbe a dare il suo contributo e chiede alla giovane Forrester se può farle visionare alcuni capi da lei disegnati. Non si aspetta grandi entusiasmi da lei, dato il rapporto che c'è tra loro, ma Steffi le chiede comunque di andare nel suo ufficio per sottoporglieli. Anticipazioni Beautiful, puntate di luglio 2019. Brooke non riesce proprio a perdonare Ridge per quello che ha fatto ad Hope. Come finirà? Viene organizzata una sfilata di prova per la Intimate. La prima a sfilare è Zoe, poi Steffi e poi via via tutte le altre. Xander immortala tutto con delle foto da repertorio. Arriva in quel momento Hope con il semplice obiettivo di andare a vedere come stanno organizzando.
Infatti Steffi è molto accogliente con lei e la mette subito a suo agio. Nonostante le due ragazze abbiano una filosofia di moda quasi opposto, la giovane Logan si complimenta con la sorellastra per quanto sta facendo. Ma qualcosa nella loro chiacchierata non va come dovrebbe andare. La diversità di vedute oppure un po' di risentimento per come sono andate effettivamente le cose da parte di Hope le porta presto a discutere in maniera anche molto forte. Finiscono per darsi delle bugiarde e la conversazione degenera. Finita la sfilata di prova, Emma e Xander si danno appuntamento al bikini come concordato. Avant ora è da solo ed ecco che si avvicina a Zoe che tenta di baciarlo, ma lui la evita. Intanto Ridge è molto contento di come la figlia si sia messa subito al lavoro per organizzare al meglio la intimate. Vorrebbe condividere questa soddisfazione con Brooke, ma purtroppo non può trovare in lei una complice altrettanto felice. La Logan continua a rinfacciargli che la sua scelta ha palesemente danneggiato Hope, favorendo in maniera spropositata Steffi. E questo, secondo Brooke, porterà solo problemi tra le giovani sorellastre. Ridge non è dello stesso avviso. Continua a pensare di aver fatto una scelta molto oculata e che si dimostrerà vincente per risollevare la intimate, che ultimamente stava producendo poco. Ed è altrettanto convinto che la Hope for the Future riuscirà a mantenere i suoi standard, che finora sono stati molto soddisfacenti. Non trova giuste infatti tutte queste accuse contro di lui. Intanto però tra Steffi e Hope le cose cominciano a non andare benissimo. Come inciderà questo aspetto lavorativo sul loro rapporto? Ha ragione Brooke che finirà per farle litigare? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.